Pecco, città europea dello sport, perché tra l'altro può contare su un numero davvero elevato di società sportive, sono ben 64 se non sbaglio, e tutte attive nella promozione della socialità, nella promozione dello sport come occasione anche di inclusione. Sì, tantissime società, con alcune anche molto blasonate all'interno delle loro federazioni, ma quello che più a noi interessa ovviamente non solo solamente i risultati a livello nazionale dei top atleti, diciamo, della disciplina, che qua ce ne sono tanti, ma è l'attività di avvicinamento allo sport, alle attività motorie, di aggregazione, e quindi tutta quell'attività sociale che toglie i nostri prima ragazzini, bambini e poi ragazzi dalle strade, e questo ha sempre fatto di Recco una comunità che da questo punto di vista vive con meno apprensione alcuni problemi che tra l'altro adesso con la pandemia stanno riuscendo in maniera preponderante. Non è che qui a Recco non ci siano, ma comunque sono molto annacquati dal fatto che le nostre società fanno tantissima aggregazione, portano i ragazzi ad allenarsi, a giocare, a stare insieme, a capire quelli che sono i valori dello sport, che poi diventano i veri valori della vita. Ultima considerazione: quanto è importante, sempre in quest'ottica, lavorare anno dopo anno sull'impiantistica, quindi favorire le migliori condizioni per fare sport. Sì, è sicuramente fondamentale, perché ovviamente senza gli impianti, senza gli spazi, tutto quanto fanno i nostri dirigenti e i nostri allenatori è sicuramente qualcosa di, non dico impossibile, ma molto molto difficile. Per cui anche come amministrazione, come peraltro è sempre avvenuto qua in città, c'è una grande attenzione all'implementazione dell'impiantistica, al miglioramento, alla ristrutturazione, e oggi è uno di questi tasselli fondamentali. Proprio la sinergia fra la società e l'amministrazione comunale ha consentito di fare una ristrutturazione importante di questo impianto, che come dicevamo prima è un punto di riferimento in città e che aveva appunto bisogno di un po' di una messa a punto, che è stata fatta con grande attenzione, grande sacrificio da parte della società, ma con un grande aiuto, mi consenta di dire, dell'amministrazione comunale, che ha sostenuto la società non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista, diciamo, tutte quelle cose che sono necessarie quando si devono fare dei lavori in impianti sportivi.